Sarò abbastanza veloce perché in realtà l'illustrazione fatta dal collega Ceccarelli ha già detto praticamente tutto. Quindi ci preme come Italia dei Valori ribadire e sottolineare alcuni concetti. È vero che di questa variazione di bilancio molto probabilmente tutti quelli che interverranno si soffermeranno su un punto, perché è quello cruciale che la caratterizza, perché è una decisione politica significativa. Ora, io stiamo parlando evidentemente del 3,5% in più sull'RC Auto. Io capisco l'imbarazzo dell'assessore Squeri, a cui va giustamente riconosciuto, come dire, la dignità di averci messo la faccia e aver illustrato in aula il provvedimento. Però giustamente, come sottolineava anche il collega, questa è una decisione politica significativa, addirittura che va a smentire uno dei punti forti di ogni campagna elettorale del centrodestra. Perché il centrodestra si presenta sempre di fronte agli elettori dicendo: noi taglieremo le tasse, diminuiremo le tasse. Il centrosinistra invece ve le alza. Addirittura il dibattito di queste settimane per quanto riguarda il Comune di Milano è stato ancora una volta incentrato sul dire che il buco di bilancio riscontrato o supposto, a seconda delle posizioni, dalla nuova giunta non sia altro che una scusa per poi arrivare ad aumentare le tasse. Però questa è una vostra ipotesi, una vostra illazione nei confronti della nuova giunta Pisapia. E mentre fate queste accuse dicendo ai cittadini: abbiate paura, abbiate timore, perché questo è solo il primo passo e poi vedrete che vi aumentano le tasse, i balzelli. Ma mentre dite questo e puntate il dito sul nuovo sindaco di Milano, cosa fate? Dove governate? In provincia? Aumentate le tasse. Cercate di farlo ovviamente in sordina, in silenzio. E ribadisco, io capisco anche sia l'assessore Squeri che ha cercato, come dire, di indorare la pillola oggi. Nel senso che, come peraltro ho visto, aveva fatto mi pare in un video, il presidente della provincia Podestà, che aveva detto è l'equivalente di un cappuccino al mese o qualcosa del genere, o di un cappuccino al giorno, adesso non sono pratico di cappuccini, però al mese? Ok, così cari i cappuccini, però. No, vabbè, comunque, tornando al discorso, il discorso è molto, molto chiaro e lampante a tutti, soprattutto credo ai vostri elettori. Voi qui state smentendo quello che avete ripetutamente promesso in campagna elettorale. È l'ABC di ogni vostro programma elettorale: calare le tasse, tagliare le tasse. Addirittura io ricordo gli interventi di alcuni colleghi dai banchi opposti che, oltre alla, come dire, non vorrei trovare una parola gentile per dirlo, ma comunque al discorso trito e ritrito sul buco lasciato dall'amministrazione precedente, andavano proprio a puntualizzare che loro non avrebbero aumentato l'RC auto, non lo avrebbero fatto perché era già stato aumentato al massimo di quello che era possibile in precedenza. E aggiungevano: però noi comunque di sicuro non lo aumenteremmo. E la prova dei fatti vi smentisce, perché appena il governo vi ha dato l'opportunità di aumentare l'RC auto, vi ci siete tuffati a pesce. Poi, giusto, legittimo, tutte le altre riflessioni di carattere politico, perché
il nostro partito non è contrario a priori al federalismo, lo abbiamo detto in più frangenti e in più sedi, però bisogna, come dire, poi arrivare a valutare le proposte concrete che vengono portate avanti e le delibere, le proposte di legge che diventano legge e valutarle nel merito. E noi, come del resto i nostri colleghi l'avevamo detto subito, comporteranno degli aumenti a livello di enti locali, perché è ovvio, se trasferisci la possibilità agli enti locali di avere più libertà da un certo punto di vista per quanto riguarda il bilancio, ma anche la possibilità di avere più entrate, è ovvio che la utilizzano, soprattutto in un periodo come questo. Il problema è un problema però politico, lo ribadisco, perché se voi foste stati zitti in campagna elettorale, non aveste detto e ripetuto che sono gli altri che aumentano le tasse e voi le tagliate, allora nessuno potrebbe oggi criticarvi. Siamo in un periodo di crisi, da qualche parte li dobbiamo prendere, aumentiamo l'RC auto, e purtroppo non lo potete fare, perché dovete ripresentarvi dai vostri elettori e dirgli: siete d'accordo su questo cambiamento drastico di politica? Non più quello che vi abbiamo detto 2 anni fa, non più quello che vi abbiamo continuato a ripetere, non più quello che abbiamo fatto come accusa, non 1 anno fa, ma in questa settimana al Comune di Milano. Allora, più che a noi, voi centrodestra, la spiegazione la dovete dare ai vostri elettori. Non credo, adesso faremo una riflessione come gruppo, ci confronteremo anche con gli altri gruppi, ma sinceramente non credo che potremo votare a favore di questa variazione di bilancio. Grazie. Grazie. Sì, come avevo detto prima, per decidere cosa votare ci saremmo confrontati tra di noi come gruppo e anche con gli altri consiglieri dei gruppi di opposizione, ma soprattutto quello che ha inciso sulla nostra decisione sono stati gli interventi da parte della maggioranza e dell'assessore. Sì, è difficile capire chi parla il padano, ha ragione il consigliere. E soprattutto è difficile capire la Lega, con che Lega stiamo parlando. Se stiamo parlando con la Lega, quella che una volta rifiutava le poltrone, quella che gridava Roma ladrona, o con la Lega che adesso... o con la Lega che adesso a Roma ci sta e ha la colla sotto il culo, incollata alle poltrone. Talmente forte questa colla, che per non sentirsi più dire dai propri elettori che sono a Roma, spostano i ministeri, ma si portano dietro la poltrona, perché oramai ce l'hanno legata. Comunque, ha parlato il capogruppo leghista di senso di responsabilità. Io ho ascoltato con attenzione le parole di Fratus. Ha parlato di senso di responsabilità, ma il vero senso di responsabilità la Lega lo dimostrerebbe se prendesse atto di un fatto: che non ha più la maggioranza nel Paese questo governo, e quindi sarebbe ora di tornare alle urne e chiedere democraticamente agli elettori se ancora scelgono questo governo o qualcosa di diverso, perché ormai il governo è bloccato, e quindi tutte quelle belle parole
delle grandi riforme che andate dicendo, lo sapete anche voi, sono impossibili da fare con i numeri che avete ora. Però torniamo a quello di cui stiamo discutendo in quest'Aula, cioè questa variazione di bilancio. Una variazione di bilancio che è soprattutto, come è stato ripetuto da più colleghi, una variazione di indirizzo programmatico. Ed è per questo che chiedevamo la presenza anche del Presidente Podestà. Perché certo l'assessore ci dà le sue spiegazioni sui numeri, ovviamente, e anche dei tentativi di spiegazioni per giustificare questa scelta, ma tocca al Presidente rispondere di questo cambiamento importante di indirizzo programmatico. Perché voglio parlare anche di cifre, non stiamo parlando, perché sembra, insomma, dalle parole di alcuni consiglieri o anche dell'assessore, sembra che si sta parlando di cifre enormi che consentono di dare una marea di servizi ai cittadini, ma stiamo parlando, è scritto qui, di 7.260.000 euro, o 8 milioni cifra lorda, ok? Quindi non raccontatecela che facciamo i miracoli con questi 7 milioni, perché 7 milioni li potevate trovare in mille altri modi, forse ne trovavate anche di più con qualche altra scelta, che magari avremmo criticato ugualmente, per carità. Però la cifra è una cifra che non sarebbe così significativa. Quello che è significativo è come viene presa questa cifra, cioè andando esattamente nella direzione opposta a quelle che sono state le vostre dichiarazioni programmatiche e elettorali. Voi avete ripetuto fino all'ossesso ai vostri elettori, ed è a loro che dovete render conto, lo ribadisco, che non mettevate le mani nelle tasche dei cittadini, che non facevate aumenti di tasse, anzi, di più, che se possibile, ce lo aggiungo io, se possibile, le tasse le avreste diminuite. Quindi è questa la vera spiegazione che vogliamo, la spiegazione politica. E la vorremmo dal Presidente, se possibile, perché un cambiamento così importante politicamente di indirizzo, penso che sia Podestà che debba assumersi la piena responsabilità di dare una risposta e che non sia il prezzo del cappuccino. Voteremo contro.